Ciao a tutti ragazzi, sono sul mio Unimog 401 Rana. Come vedete manca il cofano anteriore del motore perché oggi vorrei sperimentare un nuovo prodotto da inserire insieme all'olio motore che si chiama Ceramic Power Liquid. È un prodotto che ho trovato su internet e un aggiuntivo all'olio motore, come dicevo, quindi si inserisce del tappo dell'olio. Come si caricaste dell'olio aggiuntivo? Io ho preso la versione small, che è questa qua, perché il mio livello dell'olio è giusto, quindi se uno ha il livello dell'olio giusto può aggiungere solo questo flacone qua. Se invece uno ha il livello dell'olio più basso del normale, c'è un flacone più grande da poter aggiungere. Perché ho deciso di fare questo trattamento? Vi spiego subito. Questa è una macchina del 1958, ha su all'incirca 70.000 km che sono stati fatti lavorando, sempre che il contachilometri sia ancora corretto dopo tutti questi anni. Il motore gira bene, però ha perso potenza durante gli anni. Sicuramente appena acquistata questa macchina sarà stata più brillante rispetto ad adesso. E questo additivo per l'olio promette molti vantaggi. Ve li spiego velocemente. A differenza degli altri additivi che si trovano abitualmente nei ricambi auto, questo si usa una sola volta perché ha una durata di 100.000 km una volta fatto, se fatto correttamente. Non ha quindi bisogno di essere riaggiunto a ogni tagliando. Una volta fatto dura 100.000 km, che su una macchina come questa 100.000 km prima che si fanno ci vogliono anni e anni e anni. Cosa riesce a fare? Ha della microceramica al suo interno, che però non blocca assolutamente né il filtro dell'olio né i passaggi dell'olio del motore, perché si parla proprio di nanoparticelle. Queste nanoparticelle vanno ad accumularsi in tutte le parti usurate all'interno dei cilindri, delle fasce, del motore, in modo da andare a sigillare, a chiudere le crepe, le scalfiture, i graffi all'interno del motore, che fanno perdere compressione, potenza, fanno consumare olio, lo fanno fumare. E con questo si va a riguadagnare cavalli, si va a riguadagnare fluidità del motore, si va a diminuire la rumorosità del motore. Infatti io adesso vorrò registrare il suono del motore prima di inserire il power liquid e poi fare una registrazione dopo tot chilometri. Una volta inserito bisogna percorrere circa 300 km prima che entri in circolo completamente e inizi a fare il suo lavoro. Il suo lavoro poi lo farà per 100.000 km, quindi anche quando farete il cambio olio lui rimarrà sempre ormai nel motore perché si sarà fissato alle pareti, alle parti del motore. Consigliato però è di non fare il primo tagliando prima dei 5.000 km dopo aver messo il liquido, quindi lasciare che il prodotto messo all'interno possa lavorare almeno tranquillo per 5.000 km prima di cambiare l'olio. Dopodiché si potrà cambiare l'olio e varie volte e lui continuerà a fare il suo lavoro per 100.000 km come detto. La casa produttrice mi ha mandato anche un piccolo catalogo, tra l'altro si parla di tecnologia tedesca, quindi si lega un po' alla macchina perché è una macchina tedesca anche l'Unimog, e loro oltre a questo prodotto principale fanno anche degli altri additivi che servono per il cambio o per pulire il sistema di alimentazione del motore, a partire dal serbatoio fino all'iniettore del motore. Però io per iniziare ho preso questo qua, che aiuta a far ringiovanire, diciamo così, il motore, a fargli recuperare un minimo di quei cavalli che ha perso, di quella fluidità che ha perso, e diminuire la sua rumorosità. Quindi ora verso il prodotto nel motore e poi dopo andiamo a paragonare il rumore che faceva prima dell'utilizzo del power liquid al rumore che farà poi dopo l'utilizzo del power liquid. Iniziamo il test. Ed eccoci qui nel bosco, l'ambiente naturale del mio 4x4 Unimog. La prova del Ceramic Liquid è andata avanti, ho percorso circa 300 km da quando l'ho inserito nell'olio motore. Devo dire che i vantaggi ci sono, perché la rumorosità del motore è cambiata, come sentirete poi nella prova video e audio. Il motore è più fluido, ha guadagnato qualche cavallo, lo sento nelle salite, fa meno fatica a fare le salite. Naturalmente non è cambiato, non è diventato un motore turbo, però la riduzione di attrito che provoca questo prodotto all'interno del motore lo agevola, in più va a sanare le parti usurate e quindi migliora la compressione del motore, perché non ci sono più graffi, crepe da cui perde potenza, perde compressione. Oltretutto, per chi ha l'Unimog, che di solito magari è un mezzo usato
in una stagione dell'anno che rimane molto fermo. Questo liquido, una volta dentro il motore, lo protegge anche quando fa un avviamento dopo lungo tempo che è stato fermo. Quando l'olio è sceso tutto nella coppa, non ce n'è più nelle parti meccaniche che ruotano e che si muovono della parte alta del motore, questo prodotto depositato sulle pareti, sulle parti meccaniche, protegge da quello start, dove il motore parte completamente a secco di olio perché si è concentrato tutto nella coppa motore, e anche in quei casi lì è molto utile per noi unimoghisti, per il tipo di utilizzo che facciamo nel mezzo. Alle volte ci porta a lasciarlo fermo mesi senza avviarlo. Il prodotto è disponibile per motori diesel, benzina, per motori d'epoca, per motori di nuova generazione, per motori nuovi appena acquistati, perché viene consigliato anche sui motori nuovi in modo da proteggere subito il motore dell'auto appena acquistata. C'è il prodotto per le moto due tempi e quattro tempi, c'è il prodotto per i camion, per i camper e via così. Se guardate il loro catalogo vedrete mille prodotti, tra cui anche un prodotto sempre in ceramico dedicato al cambio, che si può aggiungere all'olio del cambio per migliorarne la fluidità e diminuire l'attrito tra gli ingranaggi. Quello prossimamente vorrò provarlo, è un prodotto che mi ha stuzzicato, diciamo, potrebbe essere utile anche quello. Vi lascio alla comparazione dei rumori prima e dopo il Ceramic Liquid. Vi consiglio questo prodotto. Alla prossima, ciao a tutti.